Quando si studia un'opera si deve fare un primo sopralluogo, vuol dire fare un'indagine visiva. Il primo tipo di strumento che si usa è proprio l'acquisizione fotografica, che sfrutta diverse lunghezze d'onda. Grazie all'utilizzo di diverse tipologie di filtri sarà possibile effettuare questo primo step di indagini. Pensando ad una stratigrafia per immagini, noi dobbiamo indagare lo strato più profondo fino a quello più superficiale. Questo è possibile grazie a queste tecniche. Generalmente chi è interessato a questa tipologia di studi e di tecniche sono storici dell'arte, antiquari, anche privati interessati proprio a definire se un dipinto è falso o autentico e restauratori. Allo storico dell'arte interessano gli aspetti stilistici dell'opera. Al restauratore, gli interventi di restauro precedenti o capire e documentare l'intervento che lui sta eseguendo. Nel circuito antiquariale, invece, sapere se un dipinto è di mano dell'artista o no darà un valore economico molto diverso all'opera. Per scoprire tutto questo, ci sono varie tecniche di indagine possibili. Abbiamo la fluorescenza ultravioletta, che è utile per mappare le disomogeneità di vernici antiche, moderne, e anche i ritocchi di restauro o di sovrapposizioni che ad occhio nudo, a luce normale, non sono osservabili, invece in UV sì. Per esempio, gli oli nel tempo cambiano struttura chimicamente attraverso reazioni fotochimiche e pertanto nel tempo questi materiali diventano più fluorescenti. Ma a prescindere dalla tecnologia, l'occhio umano resta lo strumento di analisi più importante. Abbiamo la luce radente, che è molto importante perché ci dà informazioni sugli aspetti superficiali della materia. E ogni pittore ha il suo modo di dipingere, il cosiddetto ductus pittorico, cioè il modo proprio in cui utilizza la pennellata. Un pennello di setola ci darà una pennellata più graffiata, più presente, mentre un pennello di martora darà una pennellata più velata, più morbida, per cui la radente la evidenzierà in modo differente rispetto a una pennellata a spessore. È molto importante il rapporto per il restauratore con chi fa le indagini, perché effettivamente quello che noi riusciamo a vedere matericamente ci può venire confermato o meno da tutta una serie di, appunto, indagini diagnostiche che ci servono per discriminare con più sicurezza tutte le sovrapposizioni che si sono susseguite nei secoli. Questo permette effettivamente di riuscire a capire la pittura molto meglio di quello che siamo stati capaci fino ad ora. Nuove tecniche che, in casi dubbi o se parliamo di falsi, permettono allo storico dell'arte di riconoscere che un dipinto non è di mano dell'artista al quale viene attribuito, ma succede anche il contrario. Proprio in questo dipinto tutti questi ritocchi alterati, ripassature, ridipinture anche pesanti avevano talmente abbassato la qualità del dipinto che per anni non è stato attribuito a Tiziano effettivamente. Ma torniamo al dipinto di Fra Bartolomeo della Porta. Le foto scattate con i vari tipi di filtri e luci devono essere bilanciate cromaticamente per poterle analizzare. Quello che abbiamo sono 7 immagini in diverse bande dello spettro che ci danno ognuna delle informazioni specifiche. Sono emersi dei dati molto interessanti e anche inaspettati per certi aspetti. Qui vediamo l'immagine a luce diffusa, si vedono tutti i particolari. Ora andiamo dentro la materia e vediamo come l'infrarosso ci permette di osservare il disegno preparatorio. In questa zona si delinea il profilo della figura che poi il pittore ha deciso di spostare verso la nostra sinistra, come probabilmente in una prima edizione lui ha pensato il dito un po' più corto e qui invece nella versione definitiva il dito appunto è più lungo. Il disegno preparatorio si può intravedere se tracciato con carboncino o lapis, materiali già utilizzati in antichità che risaltano agli infrarossi. Ma questo
è solo uno dei metodi di analisi a disposizione. L'altra tecnica che noi utilizziamo è quella dell'UV in riflessione, che si presenta in toni di grigio, che ci aiuta a farci vedere alcuni ritocchi di restauro. Questa è la versione UV riflesso e questa è la versione nel visibile. E si vede come nel visibile il ritocco sia praticamente mimetico. Per identificare la composizione chimica dei colori originali è stata creata una palette di colori usando le varie tecniche conosciute, antiche e moderne. Fotografandola con la stessa gamma di filtri e luci, si ottengono dei parametri attendibili sulla natura dei colori. Non solo, è anche possibile collocarli nel tempo. Così è come appaiono a luce naturale, a fluorescenza ultravioletta e agli infrarossi riflessi. Un altro esempio che si può fare, sempre relativo alle indagini del dipinto, è quello della differenza tra il lapislazzuli originario presente o la presenza del blu di Prussia. Il blu di Prussia è un pigmento recente, di epoca industriale. Qui abbiamo questo manto con questo blu molto acceso. Probabilmente si tratta di o lapislazzuli o indaco o smaltino. In IR falso colore vediamo subito una differenza. Il blu originale è rosso. I ritocchi di restauro risultano essere neri. E questa è la risposta tipica del blu di Prussia. Quindi questa è la versione nell'infrarosso falso colore e questa è la versione nel visibile. La tecnologia quindi per leggere meglio l'arte, oltre la superficie, rendendo la vita difficile ai falsari del passato, del presente e del futuro.